Ciao amici da Frank Bianconero, ben ritrovati, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, è tutto gratis, offro io, schiacciate iscriviti, attivate la campanella per restare aggiornati, per quel poco che dico, diciamo che faccio video ancora di più in questi momenti dove c'è il mondiale ovviamente, come diciamo sempre ci hanno tolto un po' il giocattolo, no? Però c'è da dire una cosa, che magari anche questa sosta ci aiuta un po' a tutti, no? Noi tifosi a vedere quando ci manca lo sport in generale, ora a prescindere dal tifo, perciò credo che ci rendiamo conto che il campionato sia importante e che si abbassano un po' i toni, no? Perché alla fine si fa tutto per passione, si vive questo sport, si dovrebbe vivere questo sport per passione, però non mi posso esimere da fare il commento sulla situazione che ormai i giornali da giorni stanno dicendo, dove io dicevo un po' da luglio tramite anche amici come Guido e di Milinkovic Savic, che piace alla Juve, questo ovviamente notizia vecchia, e dove tanti stanno facendo il confronto con l'ultimo Rabiot, premettendo subito che Rabiot ha fatto male, non che non si sia impegnato o non abbia avuto voglia, perché è stato sempre 60 partite presente, sempre titolare, sempre con tutti gli allenatori della Juve, anche quelli che sono stati esonerati, ha fatto tutti i ruoli che gli hanno chiesto, ha cercato di fare il massimo, non parliamo di un fenomeno, ed è un Rabiot che, come ripeto sempre, va inquadrato, evidentemente Allegri gli vanno fatti i complimenti su Rabiot perché ci ha lavorato bene, i risultati al momento gli stanno dando ragione, sperando che continui così Rabiot, perché c'è una brutta narrazione sul giocatore, perché noi qua mettiamo Locatelli che sia un grande giocatore e gioca 2 mesi, McKenny che poteva essere il nuovo Vidal, poi mettiamo giocatori che si dà etichetta da scarso e rimane scarso, quando invece poi dobbiamo andare a vedere le partite, no? Bisogna guardarle, non vederle, bisogna stare attenti anche a cosa fanno in campo i giocatori senza palla, è tutta una questione di campo che a me piace di più anziché usare gli slogan, no? Perciò Rabiot è un giocatore molto importante in tutte le squadre dove andrà, magari poi non rinnoverà la Juve, perché lo dico subito, se è vero vuole 10 milioni o 12 milioni netti a stagione, la Juve fa bene a non rinnovarlo, però c'è anche da dire che ora che la Juve, Allegri, lo staff, lui mentalmente, ognuno avrà sempre i suoi meriti, sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male, hanno tutti merito o demeriti, poi ripeto come dico sempre, ognuno poi può dare la percentuale di merito o di demerito rispetto a quello che sta succedendo in quel preciso momento. Ma Rabiot è un giocatore che è da 2 anni il nostro miglior centrocampista, è il giocatore che vince più contrasti in Serie A, è il giocatore che recupera più palle ed è il giocatore che in questo momento, se non sbaglio, ha compreso quella nazionale 6 gol e 3 assist, se non sbaglio, ed è un giocatore che fa un lavoro che nessun altro centrocampista nella Juve e pochissimi in Europa fanno. È ancora peggio, perché Allegri lo diceva che aveva bisogno del centravanti, quando è arrivato Vlahovic alla Juve, come dico sempre, che ha trovato poi su Morata a sinistra anche un appoggio, perciò non doveva fare più l'esterno storto a sinistra o nel 3-5-2, andare ad aiutare il terzino, lavori difficili, ancora di più ora che è arrivato Kostic, che è, diciamo, un professionista dell'esterno sinistro a 5, a 3, comunque quel che è, ora c'ha più appoggio, perciò ora taglia di più il campo, sta più nel vivo del gioco. E io ho come in testa rappresentata la partita Juventus-Inter, dove, come si dice sempre, senza TV dal campo, che vedi tutto il campo a 360 gradi, vedi il lavoro che ha fatto fuori dall'inquadratura dove spesso arriva in televisione. Perciò un giocatore secondo me molto importante, che la Juve se riuscirà a convincerlo con cifre giuste, perché ricordiamo che arriva bene, ha detto dobbiamo pagare per quello che per noi è il valore del giocatore in quel momento, perciò io lo rinnoverei, ma non a 10, a 12 ovviamente, ci mancherebbe altro, però è un giocatore importante, è un giocatore richiesto, è un giocatore che lo voleva il Manchester, è un giocatore che vuole il Chelsea, è un giocatore che se lo dai a qualsiasi big europea lo prende, se lo dai a Ancelotti e Real Madrid non ti disdice là, secondo me se esce cross deve stare attenta la Juve, che il Real Madrid possa arrivare per prenderlo a parametro zero, il Real Madrid ovviamente è ghiotta, no? Come occasione, se ti chiamasse il Real Madrid tu accetti senza se, senza ma, perciò
andiamo a valutare il giocatore di quello che fa in campo, prestazione in prestazione, periodo per periodo, no etichettandolo da scarso. Per me Locatelli non è della Juve, le ultime 2-3 partite si è comportato molto bene, perciò va bene, ma rimane per me un giocatore non da Juve, mentre Rabiot per me è un giocatore da Juve, sia quando l'hanno acquistato, sia 3 anni fa, sia 2 anni fa, sia l'anno scorso, e sia quest'anno. Quest'anno addirittura Allegri l'ha portato a farlo diventare anche decisivo in zona gol. Ma quello che più va elogiato è il lavoro oscuro, il lavoro senza palla, il recuperare palloni nonostante dà anche una mano ora in maniera abbastanza efficace offensivamente. Perché poi chi paragona ovviamente Rabiot e Milinkovic, secondo me fa un errore madornale, però è anche lo stesso che ieri abbiamo visto la partita, sempre per quello che si vede in TV, è un giocatore che se la squadra si esalta, lui la esalta ancora di più con la sua qualità e la sua fisicità, questo senza dubbio. Dovesse arrivare Milinkovic io sarei contento, ma se restasse anche Rabiot, perché far uscire Rabiot e poi sentirmi e leggere anche da esperti di calcio, fuori Rabiot e i soldi di Rabiot vanno su Milinkovic, stiamo facendo una cagata pazzesca. Intanto non ha il decreto crescita Milinkovic, perciò 6 milioni, 6 milioni e mezzo, 7 te ne costano 15 all'anno. E questo, visto che tanti fanno i commercialisti, questo lo dobbiamo anche dire, no? Mentre Rabiot sta intorno agli 11 ora, se non sbaglio, e 9 con il decreto crescita. Detto questo, c'è ancora un anno a disposizione, poi se compra, come dice Gaio, una casa intestata a lui, può allungarsi di 5 anni il decreto crescita. Però dobbiamo parlare di Milinkovic. Milinkovic che a Roma può tutto nel senso perde palla, non rientra, se perde una partita lui viene saltato perché è il giocatore massimo per quello che riguarda la Lazio. La Juve è un'altra cosa, la Juve ora ha bisogno di leadership, la Juve ha bisogno anche di andare a trovare giocatori che diano leadership, e mi sembra un giocatore di poca personalità, di poca cazzima, poi ovviamente ci puoi anche lavorare su, l'allenatore lo può mettere in gareggiata, ma non a 60-70 milioni, perché sennò i discorsi poi che faceva Cherubini non è un discorso di cartellino, ma andiamo a prendere giovani anche pagandoli tanto, facendo riferimento a Vlahovic e a Chiesa, no? Su tutti che sono stati, o De Ligt all'epoca, sono stati pagati tantissimo, ma giovani, perché possono essere anche vendibili in futuro. Milinkovic se lo prende a 28 anni, a 32-33 non lo compra più nessuno, e all'estero sono più per le scommesse. Ora sentiamo Rovella, hanno preso Kulusevski nonostante non abbia fatto benissimo, Bentancur, comunque gente che anagraficamente è giovane. Perciò Milinkovic, se dovesse arrivare alla Juve, ben venga, perché sta parlando di un giocatore che non è in discussione la sua qualità tecnica e la sua fisicità, soprattutto in Italia dove la fisicità spesso la fa da padrone, è un giocatore che sposta gli equilibri. Però dobbiamo anche dire, e secondo me bisogna essere coerenti, Rabiot sta migliorando, Milinkovic, ho visto tante partite della Lazio anche importanti e non mi ha mai entusiasmato del tutto, no? Perché io aspetto un giocatore che quando una partita è storta, quando la squadra è giù di corda, mi aspetto un giocatore che prende la squadra per mano e la porti, non dica la vittoria, ma ad avere un sussulto, di avere una reazione, di avere qualcosa. Mentre quando la squadra non è in forma, sembra di giocare uno in meno, no? Dobbiamo dire anche determinate cose. Fermo restando che resta un grande giocatore, perché non vorrei essere frainteso ovviamente tra i tanti professorori che magari possono pensare determinate cose. Perciò io credo che andava preso Milinkovic-Savic e non magari prendere a zero Pogba, anche se era un'occasione, perché Pogba bene ovviamente, due categorie superiori a Milinkovic, però un doppione a me non piace, a me piacerebbe le caratteristiche del mio idolo Pitbull, Davids, delle caratteristiche di Vidal, faccio un esempio, faccio dei nomi. Però perdere Rabiot secondo me è un grave errore, la Juve non ci ha pensato prima, perciò è giusto che il giocatore vada dove possono pagarli veramente bene, è un professionista ed è giusto che possa decidere anche di andare dove viene pagato di più, magari poi la Juve gli presenta un progetto tecnico e lui è protagonista, perché Allegri l'ha sempre detto. Allegri e gli altri allenatori, dove noi abbiamo trovato tutti gli ultimi tre allenatori della Juve dicendo non sa nemmeno lui cosa ha come caratteristiche, cosa può diventare. Evidentemente l'ha capito, evidentemente sta ancora migliorando, è efficace anche in nazionale per il lavoro che fa. Togliamo il gol, perché 1,90 sul calcio d'angolo può succedere, l'assist può succedere, diciamo che si sta impegnando soltanto per il mondiale o per il mercato, come ho sentito dire, e questa è una bugia bella. È proprio perché noi dobbiamo portare avanti le nostre teorie, che Locatelli e Gobbo Vero, perciò
deve stare 30 anni alla Juve, anche se poi è monopasso, non cambia mai la squadra, non cambia mai la ritmo alla squadra, non dura mai 90 minuti, a 70esimo è sempre con la lingua a terra, mentre quell'altro è sempre integro, gioca 95 minuti e ogni fine partita, un altro po' non c'ha bisogno nemmeno di fare la doccia, nonostante quello che vince più contrasti e recupera più palloni. E come statistiche diciamo è abbastanza avanti anche in Europa, però io non capisco niente perché non guardo i numeri, guardo le partite senza l'XG, l'XMAP, le mappe, i campi riscaldati, i campi rossi, verdi, arancioni, si vede nel campo che era più efficace, sperando che lo diventino anche altri, dove io non perdo mai la speranza di McKennie possa arrivare anche lui ad avere un'esplosione mentale in maniera positiva e fare come Ken, no, di pensare che non sta facendo bene al suo fisico e possa diventare un buonissimo centrocampista. Però credo che Milinkovic sia un giocatore che al momento non ci serve. Io nutro tanta stima per Rovella e Ranocchia, molto di più per Ranocchia, per chi mi segue, perché Rovella, se è vero, dovesse arrivare a una cifra di 40 milioni, io lo venderei, visto che Fagioli, Miretti, Ranocchia, comunque i giovani li stai crescendo bene. Ranocchia secondo me diventerà ancora di più un crack degli altri due, anche più di Fagioli e Miretti, questo è il mio parere ovviamente. Perciò stare attento, perché a noi ci servono due difensori laterali, un difensore centrale, va via Di Maria, ci serve un esterno a posto di Di Maria, se va via Cuadrado, il sostituto di Cuadrado, e così via. Perciò credo che Milinkovic non sia la priorità e credo che la Juve faccia bene a non prenderlo, non come qualità, ma perché ci serve meno, senza dubbio. Poi il calcio, che io guardo la Juve sperando sempre che possa primeggiare in Europa, il calcio è rapido ora, il calcio è di passo, il calcio è di progressione, il calcio è di potenza, non ce l'ha Milinkovic, è lento, non recupera mai sugli avversari, non ha mai intenzione di andare a lotta con gli avversari. Se prendiamo un centrocampo come quello della Spagna, rapido, brevilineo, ti mettono sempre in mezzo. Perciò secondo me i centrocampi giusti sono sempre quelli con varie caratteristiche che si completano a vicenda. Il famoso centrocampo a 4 con il trequartista anomalo come Vidal, ma Marchisio, Vidal, Pogba e Pirlo, era la perfezione assoluta perché erano complementari e si completavano a vicenda. Perciò io Rabiot non lo lascerei andare, e se dovessi scegliere tra i due terrei Rabiot, perché io ho anche Pogba in casa, può crescere ancora di più Locatelli, magari Paredes non lo riscatti, ma ti entra Ranocchia che per me è un grande, e poi magari, chissà, un grande centrocampista si può andare a prendere sul mercato, magari più giovane. Il mio sogno è Bellingham, ma ce n'è, dice, con Edel, Canada, ce n'è di centrocampisti interessanti che non abbiano 28 anni e che amano stare 7 anni nella stessa società senza dire al proprietario che voglia andare via. Anche questo è un atto secondo me di poca personalità. Ricordiamo invece che Chiesa e Vlahovic, 20 anni uno, 21 l'altro, viceversa, hanno detto alla società di appartenenza: io devo andare via perché voglio cercare di vincere e portare a casa qualcosa. Questo è ciò che penso, mia opinione, ci mancherebbe altro, per tanti non capisco e va benissimo, ma è vero che non capisco di calcio, però vedo il calcio sempre inquadrato nei 105 metri e nei 70 metri, perché se andiamo sempre di slogan, e allora Messi è ancora il numero uno al mondo, mentre per me Messi non è più il numero uno al mondo. Ciao a tutti da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale.